Infatti questo è importante. Buon pomeriggio, riprendiamo i lavori. Come da manifesto adesso mediteremo e quindi saremo condotti ad una riflessione, come diceva il padre San Giovanni Crisostomo stamattina, perché i bambini devono meditare la parola di Dio, noi saremo condotti alla meditazione della parola di Dio come bambini, attraverso la riflessione che ci viene proposta dal professore Giuseppe Bonfrate, originario di Taranto, che è attualmente docente di teologia sacramentaria alla Pontificia Università Gregoriana, nonché è stato perito al Sinodo sulla Famiglia e quindi esperto certamente delle tematiche che sono state affrontate e che saranno ancora affrontate nel prosieguo di questo pomeriggio. La sua riflessione è sapienzialità matrimoniale e familiare, un aspetto forse non sempre ben messo in evidenza negli ambienti catechetici delle nostre parrocchie, ma che è certamente opportuno attenzionare. Pugliese, il titolo qual è? Lo sento. Io vorrei mettere in chiaro due questioni. La prima questione è che l'esortazione apostolica, come voi sapete, non può essere collegata nell'ordine della comprensione del cosiddetto magistero di un papa, non può essere collegata strettamente soltanto al pensiero del Papa, perché raccoglie un lavoro che si è espresso tramite l'esercizio di una realtà ecclesiale che si chiama sinodalità. Questo non è irrilevante per il tema della sapienzialità, perché la sinodalità è un esercizio di collegamento tra ascolto e annuncio, tra vita reale e dottrina. La sapienzialità non la dobbiamo pensare soltanto sulla base di quello che è avvenuto nella divaricazione dei paradigmi teologici, quando nel Medioevo si usava questa espressione e si parlava di teologia sapienziale. Noi, per comprendere la cifra di questa lettura sapienziale, dobbiamo tornare indietro e ricavare il modello da quello che nella scrittura, nella Sacra Scrittura, riscontriamo, reperendo quello che forse unisce di più la logica dell'Antico Testamento alla contemporaneità di Gesù, perché gli scritti sapienziali sono quelli che più si avvicinano, quasi si incontrano, quasi si scontrano nella storia con la presenza storica di Gesù. Che cosa si rivelava attraverso questa categoria di sapienziale? C'è l'elaborazione di una saggezza che si fondava su una convinzione che la logica di Dio non era separata da questo mondo e che il pensare credente vedesse corrispondenza tra pensare di Dio e quindi il suo rivelarsi con la storia. Diciamo che attraverso la dimensione sapienziale noi possiamo recuperare la dimensione sacramentale, che Dio parla, è presente attraverso la sua creazione, attraverso le sue creature.
E questo parlare, rivelarsi, ha dei luoghi particolarmente fecondi. Il luogo particolarmente fecondo che viene rintracciato nella lettura di Amoris Laetitia come elemento cherigmatico, cioè capace di esprimere la verità di Dio, è l'amore. Dopo di me si parlerà del ruolo che ha il testo paolino dentro l'economia di Amoris Laetitia, però vorrei subito dirvi che come l'elaborazione sapienziale provoca l'interlocutore dicendo che la sapienza non è una serie di concetti, ma di fatto è una persona, così anche l'amore di cui parla Paolo è non una virtù, è una persona che ha delle virtù. E non per nulla il testo stralcia dall'inno paolino, che potremmo anche chiamare elogio, forse più precisamente, non semplicemente inno, stralcia quelle parti che esprimono fenomenologicamente la realtà di chi ama, come si ama. Vi dicevo delle premesse. Il testo non può essere ricondotto soltanto al pensiero del Papa, perché recepisce la realtà e recepisce anche la riflessione dei vescovi sulla realtà. Ma non possiamo però dimenticarci di quelle che sono le coordinate intellettuali e spirituali del Papa, che poi recepisce tutto questo e lo rielabora, perché questo è il senso dell'esortazione apostolica: realizzare il primato dell'ascolto, realizzare il primato dell'ascolto, l'ascolto di tutta la Chiesa, ed esprimere come risposta una formulazione di ipotesi a ciò che quell'ascolto ha fatto rilevare. Le coordinate intellettuali e spirituali di questo Papa legate a questo documento sono di un certo tipo, ne elenco alcune. La prima parte da un problema: la constatazione della irrilevanza pratica del cristianesimo. Ciò che noi insegniamo rischia di non essere più capace di dare significato e senso alle cose della vita, soprattutto alle cose legate alla vita degli affetti. Dunque il problema: noi continuiamo a produrre un pensiero che rischia di scaricarsi su una tensione affermativa contraria a quella che anni fa, giustamente, sui temi morali era stato chiamato scisma sommesso. Cioè la gente di fatto non aderisce più all'insegnamento della Chiesa. L'altra questione sono le sue fonti spirituali, che ci riconduce direttamente all'anima mistica di questo momento. Che il punto prospettico di questo documento non è l'ideale ma il reale, che il punto prospettico comprensivo di questo reale è il punto più basso, quello della crisi e della ferita, quella della ordinarietà o della quotidianità. Non possiamo comprendere questa sensibilità senza ricondurre tutto questo a una delle letture più care a Bergoglio. Un suo confratello gesuita, che ha vissuto fortune ecclesiali diverse in questo periodo, adesso è stato recuperato perché considerato più opportuno, mentre prima era considerato poco opportuno, ed è Michel Desertaux. Dobbiamo capire che la sensibilità che gli procura questa lettura di Michel Desertaux, che lo collega anche alla mistica antica, tradizionale della Compagnia di Gesù, riconducendolo tramite Favre a Ignazio stesso,
e cogliere la qualità potente dell'essere credente nella vita feriale. Desertò rispondeva a un'immagine che forse poteva descrivere come fanno le cose suggestive, l'emblema del tempo moderno o della modernità che andava esaurendosi, e usa un titolo che in realtà non è semplicemente un titolo di un grande e disperato romanzo affresco della mite europea che si disfaceva con tutti gli ideali che andavano, gli ideali illusori e di forza, di progresso, che naturalmente la grande guerra prima e la seconda guerra mondiale dopo avevano frantumato. Di fronte all'uomo cosiddetto senza qualità, riconoscete benissimo in questo titolo, si poneva il problema di una qualità carsica, appunto mistica, capace di reggere questa assenza di qualità. Debolezza, blessure, ferita. Faiblesse, debolezza, mi riconduce subito alle tante volte in cui la questione della debolezza e della fragilità e della dialettica tra questi due concetti che pongono la questione della dimensione creaturale, imperfettibile, misurato come a volte tentato di esprimersi secondo una eroicità che non è più compatibile con un cristianesimo autentico, questa è una delle denunce di questo tizio, oppure blessure, la ferita di cui parla il Cantico dei Cantici letto attraverso Gregorio di Nissa, questa freccia che entra nel tuo fianco a segnare l'amore che nello stesso tempo per unirti ti ferisce e che naturalmente descrive ed è capace di rendere meno banale la questione della cosiddetta ferita dentro l'ordine affettivo, familiare o coniugale. Fatte queste premesse, dunque, la prima, questo documento non può essere solo espressione di un pensiero del Papa, ma è espressione di una Chiesa intera che ha ascoltato il tempo presente per rispondere a quella crisi che è il problema dell'irrilevanza pratica del cristianesimo oggi. La seconda questione adesso la affido alla citazione di Erasmo, naturalmente presa da una citazione di Quintiliano e che indica a noi il vero dovere che questa esortazione ci propone. Chi non sa che prima di imparare occorre disimparare e che la seconda attività è più difficile della prima? Cosa bisogna disimparare dopo aver ricevuto questa esortazione apostolica? Che la spiritualità cristiana, in particolare quella matrimoniale e familiare, non può discendere dall'alto, deduttivamente, rispondendo alla domanda analoga a quella che l'uomo ricco del Vangelo rivolge a Gesù: che cosa deve fare? Per sentirmi che sono un bravo cristiano. Bisogna disimparare una spiritualità degli ideali. E per fare questo bisogna proporsi secondo un movimento cristologico, che come noi sappiamo ha la precedenza della discesa all'ascesa. Il movimento cristologico permette l'incontro tra l'ideale e il reale. E l'incontro è nella realtà della debolezza, della creaturalità, della ferita e dei limiti. Non è un'invenzione legata a sensazioni latinoamericane questa. La forza con cui Ireneo di Lione
spiegava la redenzione era collegata proprio a questo passaggio. Lui commentava la parabola della pecorella smarrita e diceva: vedete, è tutto qui. Il pastore che deve andarsi a cercare la pecorella smarrita, e il pastore che scende nel punto dove si è perduta questa pecorella smarrita, che naturalmente rappresenta tutta l'umanità perduta. Il pastore, una volta che l'ha trovata, se la carica sulle spalle, perché quella pecora non sarebbe in grado di fare l'ascesa, cioè di tornare indietro da sola. Questa è la redenzione: andare a cercare, scendere finché non è trovata e caricartela sulle spalle. Questa è la spiritualità dal basso. Evagrio Pontico fa coincidere l'accesso alla conoscenza di Dio con la conoscenza di se stessi. L'ascesa di Dio ha il suo incipit nella discesa in se stessi. Anche questo è presente ovunque nella nostra edilizia, perché quella particolare qualità che nessuno può negare che esista in questo documento, che collega quella fonte, Michel Desertore, allo stile e ai contenuti di Papa Francesco, ma che collega Michel Desertore a un altro Michel, Michel Foucault, il quale insisteva necessariamente di ristabilire corrispondenza tra parole e cose, tra parole e realtà. E questa corrispondenza tra parole e cose, tra parole e realtà, cioè dare il nome alle cose, non avere vergogna di parlare di determinate cose, indicando soprattutto i limiti e ponendo quello che nella pedagogia del documento non è l'esercizio di un'indicazione. Naturalmente questo ha fatto la sfortuna di questo documento in ambito ecclesiale, di proporre tramite questo documento la declinazione particolare di quelle che sono le risposte a quei problemi, ma di aprire dei percorsi di ricerca, però chiamando le cose col nome, corrispondenza tra parole e cose dal punto più basso. Tutto questo però non è soltanto legato a una sovrapposizione intellettuale, per quanto sconfinante anche con l'epoca patristica. In realtà è la logica evangelica. Il metodo evangelico, così come noi lo raccogliamo, è quello di disarcionare dalle convinzioni, di assegnare come compito primario proprio quello di disimparare le convinzioni dei dottori della legge, degli scribi e dei farisei e degli anziani. Ciò che avviene di fronte all'uomo caduto per terra, ciò che avviene con la pensata, con la scelta, risponde alla logica dell'urgenza di disimparare. Episodi questi che descrivono la fenomenologia del disimparare per conoscere Dio, cominciando col toccare l'impuro, lasciate scavare a fondo nella terra, nel fango, per trovare il tesoro. Matteo 13, 44, 46. Bisogna entrare con delicatezza dentro la vita reale, come dice Amoris Laetitia 112, il quale collega l'esigenza dell'amore alla delicatezza.
procedere del basso è confortato epistologicamente da Filippesi 2, è confortato da prima condizione in cui proprio vediamo rappresentato quello che è accaduto anche e che accade di fronte alle resistenze che ci sono nei confronti di possibili interpretazioni assiste. Il vero punto è che questo documento denuda le presunzioni. E allora è proprio efficace fare riferimento prima con il sottotono. Lui, siamo di fronte alla questione dei cibi impuri, auguro che dalla parte dei forti, cioè quelli che non ritengono che sia rilevante pensare che l'impurità possa trasmettersi attraverso questi cibi che sono stati utilizzati per 25 anni. Lui è forte, si fa carico dei deboli per tutelare i deboli dallo scandalo. Come dice in Romani 15, noi che siamo i forti dobbiamo farci carico dei deboli accogliendosi come Cristo li accolse. La precedenza. E ancora Romani 5. Cristo è morto per noi mentre eravamo ancora peccatori. Come non far risuonare potentemente questo come contrasto rispetto a quello che naturalmente con fatica non si riesce a considerare come necessario riguardo a quella piccola nota che incidendo in quel capitolo che resta particolarmente complicato da accettare, riferendosi alla comunione di divorziati e di sposati, pone tramite Ambrogio la questione. Un cibo dei perfetti o un farmaco dei malati? La precedenza. Possiamo noi dimenticarci che l'Eucaristia simbolicamente realmente ci riconduce a quella tavola in cui Gesù quella sera, spezzando il pane, disse: questo è il mio corpo, mangiatelo. Chi lo disse? A chi rivolse quella parola? La gente perfetta. Per comprendere la dimensione sapienziale dobbiamo obbligarci ad aprire gli occhi sulla realtà e a vedere che la realtà ovunque, anche quella che ci sembra la più indegna di Dio, in qualche modo ci comunica la presenza di Dio. Ma che c'entra la sapienzialità con Francesco? La sapienzialità con Francesco c'entra e la possiamo riconoscere in quelle famose espressioni che da Vangeli Gaudium in qualche modo ci portano fino ad Amoris Laetitia, conoscendo lo stile e la forza efficace che loro producono. C'è un gioco tra questi quattro principi che costituisce la trama sapienziale di Francesco e che poi voi avreste il compito, eventualmente se lo ritenete utile, di applicare alla vita familiare e alla vita comunale. Il primo punto è stato già citato: il tempo è superiore allo spazio. Lo troviamo enunciato la prima volta nell'Enciclica Lumen Fidei, dal numero 57. Lo ritroviamo insieme con gli altri tre principi che sono l'unità prevale sul conflitto, la realtà è più importante dell'idea, il tutto è superiore alla parte, in Evangelii Gaudium dai numeri 222 ai numeri 225 e successivamente ripreso nell'Enciclica Laudato Si al numero 178 e infine citato per ben due volte in Amoris Laetitia ai numeri 3 e 261. Il tempo è superiore allo spazio. Per capire che cosa significhi dobbiamo chiamare Evangelii Gaudium. Vi leggo il numero 223. Questo principio permette di lavorare a lunga scadenza, senza l'ossessione dei risultati immediati. Aiuta a sopportare con pazienza situazioni difficili e avverse, con i cambiamenti dei piani che il dinamismo della realtà impone. È un invito ad assumere la tensione tra finezza e limite.
assegnando priorità al tempo. Uno dei peccati che a volte si riscontrano nell'attività sociopolitica consiste nel privilegiare gli spazi di potere al posto dei tempi dei processi. Dare priorità allo spazio porta a diventare matti per risolvere tutto nel momento presente, per tentare di prendere possesso di tutti gli spazi di potere e di autoaffermazione. Significa cristallizzare i processi e pretendere di fermarli. Dare priorità al tempo significa occuparsi di iniziare i processi più che di possedere spazi. Il tempo ordina gli spazi, li illumina e li trasforma in anelli di una catena in costante crescita, senza retromarcia. Si tratta di privilegiare le azioni che generano nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre persone e gruppi che le porteranno avanti finché fruttifichino gli importanti avvenimenti storici, senza ansietà, però con convinzioni chiare e felici. Il tempo superiore allo spazio parla della speranza della libertà dell'altro. Il tempo è superiore allo spazio e che la caduta non compromette il senso pieno della vita. Il tempo superiore allo spazio insegna a chiedere perdono e a dare perdono. La realtà è superiore all'idea. Numeri 231-233 e Supernina Vangelii Gaudium è ripreso in Laudato Si 201. Esiste anche una tensione bipolare tra l'idea e la realtà. La realtà semplicemente è l'idea. Scusatemi, la realtà semplicemente è, l'idea si elabora. Tra le due si deve instaurare un dialogo costante, evitando che l'idea finisca per separarsi dalla realtà. È pericoloso vivere nel regno della sola parola, dell'immagine e del sofisma. Da qui si desume che occorre postulare un terzo principio. La realtà è superiore all'idea. I purismi angelicati, i totalitarismi del relativo, i nominalismi dichiarazionisti, i progetti più formali che reali, i fondamentalismi antistorici, gli eticismi senza volontà, gli intellettualismi senza saggezza. È una riformulazione questa delle piaghe rosminiane nel modo di esercitare il compito di essere indicatori di fondamento. Che vuol dire questo familiare e coniugale? Che vuol dire la realtà che è superiore all'idea? Disporsi costantemente all'epifania dell'altro, disporsi quotidianamente all'epifania divina dell'altro. L'altro, accettarlo come parte di un mistero non pienamente governabile. Dicevo che l'approccio dei saggi di Israele alla realtà nasce dalla valutazione positiva dell'esperienza come un vero e proprio luogo teologico. Essi sono convinti che esiste nel mondo un ordine delle cose che gli esseri umani sono chiamati a scoprire, una sacramentalità veritativa. La sapienzialità, diversamente da quello che è stato indicato prima tramite quella serie di ismi che avete sentito, tiene unito logos e pathos. Ed esprime quel principio che Vangelii Gaudium e che ritorna in Amoris Laetitia della realtà altra, di cui avete sentito questa mattina magistralmente, io non posso che essere nell'ombra di quella chiarezza, della realtà altra che nessuna idea può esaurire. Anche qui la questione della precedenza. La precedenza va data alla realtà. Il metodo è quello induttivo. Il senso della spiritualità dal basso è quello di rilevare la presenza di Dio nella vita, non di negare la realtà di Dio per favorire la libertà della realtà. Che cos'è dunque il discernimento tramite questi
questi principi che tessono la tela della sapienzialità di Francesco. Ricordo velocemente gli altri due, in modo che non ne perdiate il valore. Il tutto è superiore alla parte, così come ci viene detto in Evangelii Gaudium 235, allargare lo sguardo senza sradicarsi, obbedendo alla legge dell'inclusione, della inclusione, che vuol dire della integrazione cordiale. L'unità prevale sul conflitto, una dialettica. L'unità prevale sul conflitto, una dialettica, in cui non si cancellano le differenze. E allora il discernimento. Che cosa si intende per discernimento? Sapete tutti che cosa un gesuita possa dire sul discernimento e quindi comprendere. Io vorrei restituire questa realtà del discernimento a un'altra fonte nascosta di Francesco, meno, come dire, riconoscibile apparentemente, e che è Dietrich Bonhoeffer. Un altro modo per dire la presenza di Dio nella storia, per cui preferire la partenza dal reale, è quello di ritrovare come impegno, non dei sacerdoti nei confronti dei laici, ma come impegno di tutti i cristiani, di ritrovare i ritmi di Dio per una sinfonia sapienziale delle promesse e degli affetti nel cantus firmus della compagnia di Dio. Siamo al 20 maggio 1944. Dietrich Bonhoeffer è in carcere, è praticamente un anno prima della sua morte, e ha raccolto le confidenze di suo cognato, il quale fa fatica a misurarsi con il desiderio, l'impulsione, la passione in qualche modo erotica che vorrebbe contenere pensando che ci possa essere del male. E allora lui gli scrive, dopo aver riflettuto su questa cosa: il pericolo di ogni forte amore erotico, che per esso si perda, vorrei dire, la polifonia musicale. Intendo dire questo: Dio e la sua eternità vogliono essere amati con tutto il cuore, non in un modo che ne risulti compromesso o indebolito l'amore terreno, ma in un certo senso come cantus firmus, rispetto al quale le altre voci risuonano come contrappunto. Uno di questi temi contrappuntistici che hanno la loro piena autonomia e che sono tuttavia relazionati al cantus firmus è l'amore terreno. Anche nella Bibbia c'è infatti il cantico dei cantici, e non si può veramente pensare amore più caldo, sensuale, ardente di quello di cui esso parla, soprattutto Cantico 7, versetto 7. È davvero una bella cosa che appartenga alla Bibbia, alla faccia di tutti coloro per i quali lo specifico cristiano consisterebbe nella moderazione delle passioni. Dove esiste, si domanda, una tale moderazione nell'Antico Testamento, cui anche Dio perde la misura? Dove il cantus firmus è chiaro e distinto, il contrappunto può dispiegarsi col massimo vigore. Per parlare con il calcedonese, l'uno e l'altro sono indivisi eppure distinti. E di questo l'avete sentito questa mattina. Come lo sono la natura divina e umana di Cristo, fa riferimento all'ordine di Calcedonia. La polifonia in musica non ci sarà magari così vicina e importante per il fatto di costituire il modello di questo patto cristologico e dunque anche della nostra vita cristiana. E concludo: solo quando ci troviamo in questa polifonia la vita è totale. Se volete trovare una spiegazione alla dimensione sapienziale, ritornate alla lettura di questo passaggio, ritornate alla questione della polifonia, ritornate alla questione del cantus firmus, ritornate all'immagine del contrappunto, a questo dialogo di contrasti, e vi ritroverete tutte le
che sembrano sdoganare anche le malizie moralistiche che avevano impedito di dare accesso alla vita piena anche all'ingresso del magistrato. Ha fatto bene, ma senti.